Il ricordo più nitido è quello dei tre bambini tra i 5 e gli 8 anni che piangevano terrorizzati, poi l'ordine di allinearsi vicino al muro sotto la minaccia delle pistole e i rapinatori che arraffavano orologi, Rolex e Cartier, gioielli, borse e contanti. Era la notte di Pasqua del 2011. Tre famiglie di imprenditori dell'alimentare, originari della BAT ma trasferiti nel nord Italia, decidono di cenare i due ghiottoni. Nessuno sa che all'interno ci sono due bassisti, due componenti della banda di rapinatori che li osservano sino alla richiesta del conto e poi vanno via. È il segnale per gli altri quattro malviventi che entrano in azione non appena la comitiva esce. Il bottino della rapina è di 30.000 euro. A 2 anni di distanza da quella notte di terrore, i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti a identificare e arrestare i componenti del comando. Donato Fraddosio e Antonio Manzari, 25 anni, sono stati prelevati dalle abitazioni. A Giuseppe, Luigi e Vito Milloni, rispettivamente 31, 48 e 22 anni, l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere, come a Giuseppe Padolecchi, a 25 anni. Luigi e Vito Milloni furono arrestati qualche giorno fa per due tentativi di omicidio nella faida di San Pasquale, gente pericolosa, insomma, che non avrebbe esitato a sparare. Le indagini dei carabinieri continuano per risalire alle responsabilità del gruppo in altre rapine.